Come sapete, i negozi di modellismo hanno soprattutto oggetti e strumenti che riguardano il mondo delle ferrovie, il mondo navale e poi la guerra. Però noi possiamo adattare tutto questo. E, per esempio, vedete, questo può essere un edificio considerato un centro direzionale o una fabbrica, se parliamo di oligopoli oppure di taylorismo. Questa è una facciata. Questa facciata si può montare su una foto. Se noi stampiamo una foto, per esempio 30-40, e poi la montiamo su dei supporti, tanto vedete questi bianchi in primo piano, e poi a loro volta questi supporti si possono montare su queste basi di legno, ne abbiamo due, una per ogni gruppo perché faremo due scene parlanti, e poi saranno sostenuti da questi assi e incollati ovviamente con un'apposita colla che sarà questa, il Vinavelle. Proseguendo il nostro giro abbiamo naturalmente dei colori e quindi abbiamo anche dei pennelli. Questi li utilizzeremo in parte in classe, in parte a casa, perché ci saranno da fare dei lavori a casa, ovviamente non possiamo montare tutto a scuola. Questo per esempio, vedete, del materiale interessante, perché è materiale militare, però pozzi petroliferi, risorse, stoccaggi. A proposito di pozzi e di estrazioni, ecco che qui abbiamo degli strumenti, degli oggetti, insomma, che possono essere riadattati. Per esempio, questo potrebbe funzionare tranquillamente per rappresentare i dazi, il sistema protezionistico. Questo, lavorandolo un po', potrebbe assomigliare a qualche cosa che ha a che fare con un pozzo petrolifero. Naturalmente noi li modifichiamo, sono tutti oggetti da montare e da colorare, quindi non attaccheremo certo la decalcomania della Croce Rossa. Pali del telegrafo, elettricità, quindi qui abbiamo dei personaggi, ecco, vedete, questi personaggi possono essere tranquillamente modificati, perché questo è un bambino, è un adulto nazista, ma può diventare un bambino. Gli togliamo la cravatta, gli cambiamo un po' con una lametta, con un tagliabalsa, si fanno queste operazioni, si dipinge in modo diverso ed ecco che abbiamo subito a disposizione un sacco di materiali. Qui abbiamo il gas, quindi per esempio ho pensato industria chimica, tutto questo può essere utilizzato per rappresentare qualcosa che ha a che fare appunto con l'esplosione della chimica nella seconda guerra, cioè nella seconda rivoluzione industriale. Qui abbiamo di nuovo dei personaggi, vedete, che possono essere variamente utilizzati. Vedete com'è? Bisogna stare attenti, seguire le istruzioni. Io darò a casa, a ciascuno di voi, una scatola, in modo che nel giro di una settimana, 10 giorni al massimo, voi possiate montare tutti questi oggetti, quindi ci possiamo poi lavorare a scuola. Qui abbiamo una segnaletica. La segnaletica è interessante perché potremmo volgerla al nostro uso e consumo. Per esempio, possiamo inserire nella segnaletica delle nostre spiegazioni, oppure dei codici QR, elementi di realtà aumentata, per cui uno passa con l'iPad, con l'iPhone o col suo cellulare, comunque parte il filmato, diventano cose molto interessanti che poi vi spiegherò. Questo è un motore a scoppio. Il motore a scoppio è la chiave di volta della seconda rivoluzione industriale, quindi va costruito, va montato. Qui faremo le spiegazioni, qualcuno di voi ovviamente spiegherà come funziona il motore a scoppio. Questo, vedete, è un hangar militare, ma può essere benissimo un capannone industriale. Potremmo spiegare l'organizzazione tayloristica del lavoro. Se noi apriamo una fessura, per esempio qui, apriamo una fessura e quindi si può fare uno spaccato che si vede dall'alto, all'interno possiamo inserire dei soldatini. E i soldatini, togliamo il fucile, sapete i soldatini piccoli, no? Togliamo il fucile, con un po' di calore modifichiamo un po' la plastica ed ecco che abbiamo una squadra, per esempio, di lavoratori. Naturalmente col DAS possiamo creare una piccola catena di montaggio, simularla ovviamente, però possiamo rappresentare molto bene, secondo me, che cosa vuol dire l'organizzazione tayloristica del lavoro. Poi qui, vedete, abbiamo un sacco di mattoncini che ci servono per creare degli sfondi. Su questi piedestalli potrebbero essere inseriti, per esempio, appunto, elementi di pozzi petroliferi che io ho trovato così, no? Questi sono in realtà oggetti per la costruzione navale, ma vedete, qui bisogna essere creativi, è l'arte dell'arrangiarsi. Se noi li disponiamo in un certo modo, questi potrebbero rappresentare dei bracci meccanici, potrebbero rappresentare delle industrie, lavorazioni, eccetera. E così anche questi, guardate quanto sono belli, no? Un elico, ovviamente, perché i motori navali non li possiamo trascurare. Poi di questo ho preso un po' di terra grigia con il vino, così crea un fondo, ma insomma queste cose qua poi si trovano facilmente.
Ecco, poi abbiamo questi grossi pannelli che utilizzeremo per le spiegazioni e tutto il resto. E nella sostanza, ecco una panoramica.